Oggi una torta semplicissima. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi la torta a tre ingredienti di Emma Goodies. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco i soli tre ingredienti per la nostra torta velocissima. 350 g di biscotti al cioccolato, 370 g di latte e una bustina di lievito per dolci. Poi per guarnire Nutella o panna a piacere. Mettiamo i biscotti all'interno di un mixer o un blender, quello che avete. Potete triturarli anche a mano. Versiamo i biscotti triturati in una ciotola e aggiungiamo il lievito che setacciamo bene. Mescoliamo tutto e aggiungiamo tutto il latte. E mescoliamo. Mescolate ben bene, mi raccomando. Alla fine avremo ottenuto un composto liscio e cremoso pronto per essere versato nella tortiera. Più facile a farsi che non a dirsi. La mia tortiera è da 22 cm, ma se ne avete una leggermente più piccola, usatela tranquillamente, la torta verrà più alta. E adesso in forno, nella parte medio-bassa del forno. Io uso il combinato, quindi ventilato e statico, a 180 gradi per una trentina di minuti, fate sempre la prova a stecchino. E voilà, ecco la nostra bellissima torta. Con che cosa la guarniamo? Mettiamo uno stratissimo di crema alla nocciola, guardate, spalmata così, bella, copiosa. La torta è ancora calda, quindi la crema si fonderà perfettamente con gli ingredienti. Dopo le foto però vi daremo delle alternative davvero davvero interessanti. E guardate, guardate com'è soffice questa torta, veramente, si taglia con un grissino. Magari con un grissino no, ma con un coltello è molto semplice. È buonissima, soffice e rotonda al palato. Bene, assaggiatela, vi lasciamo le foto e condividete la ricetta. Bene, avete visto com'è semplice questa torta, veramente anche una persona inesperta ma amante dei dolci potrebbe essere capace di farla. È vero, infatti questa è una torta risolvi guai. Quante volte ci sono rimasti sacchi di biscotti inutilizzati in dispensa? Magari perché non ci piacevano mangiare così asciutti. Bene, potete usare qualunque biscotto, sia quello bianco che quello nero, sia quello con le gocce di cioccolato che quello senza. Questa torta è fenomenale perché se usata come torta da farcitura, per esempio, preparate due basi, le sovrapponete e inframmezzate con una buonissima crema di nocciola o un mascarpone mischiato con la crema di nocciola o con la marmellata, potete fare delle torte di compleanno in un lampo. Altra considerazione per chi magari non mangia uova, non mangia latte, per chi è vegetariano o vegano, potete sostituire con dei frullini vegani, usare del latte vegetale e la torta viene buonissima lo stesso. Quindi provate le infinite varianti di questa comoda bontà. Ringraziamo Emma per aver inventato questa prelibatezza. Vi lasciamo il link qua sotto da cui abbiamo estrapolato la ricetta. Beh. Condividete il video. Condividete perché non vi costa nulla e non vi cade il dito se condividete. E quindi veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook. Brava. Da oggi Due Cuori Una Cappa fa monte sulla pagina Facebook di Arte per Te. Quindi cercate le ricette di Due Cuori Una Cappa su Arte per Te, il mio principale canale. Pennello bianco su fondo rosso. Vi aspettiamo. Brava. Per tante ricette. Bravissime. Bene, e dopo tutto questo riassunto e papello, noi vi rimandiamo alla prossima ricetta. Una super bontà sempre sulle vostre tavole. Ciao. Ciao.